Lascerei ad Alessia la parte, si diceva, di moderazione. Vedo due mani alzate, non so se appunto volevano essere delle domande, ma lascio la parola ad Alessia che se vuole, insomma, moderare la parte del punto di vista dei pazienti legata appunto all'esperienza legata al Covid-19. Volentieri, d'accordo. Grazie, grazie mille. Dunque, ci dovrei essere adesso, mi sentite? Sì, ti sentiamo Ok, bene. Ti sentiamo e ti perfetto. vediamo bene. Ok, bene. Allora, dunque, il mio ruolo, diciamo, qui non è tanto raccontare la mia esperienza, perché insomma mi avete già conosciuta e ho partecipato volentieri anche, diciamo, alla parte un po' organizzativa di questo momento, perché l'interesse verso i pazienti è stato, insomma, primario già nell'organizzazione di questa giornata, e quindi vorrei lasciare il più spazio possibile alle domande. Abbiamo lasciato qualcuno in sospeso da prima, che magari recupererei, e poi per alzata di mano vediamo chi vuole invece intervenire direttamente. Non c'è diciamo, un'indicazione di a chi sono rivolte le domande, per cui penso che tutto il team possa rispondere. C'era una domanda collegata al discorso dell'artrite, cioè tra encefalite autoimmune e artrite, se c'è un collegamento. L'altra domanda che era rimasta in sospeso era come si consiglia di bloccare le crisi epilettiche dovute appunto ad encefalite, perché a seguito anche di diverse terapie comunque continuano a manifestarsi nei confronti di questa ragazza. È un intervento che aveva fatto anche prima, legato appunto alla consulenza col dottor Irani, per cui se dello staff invece qualcuno vuole rispondere a queste due domande, dopo raccogliamo gli altri interventi. Per queste domande, queste faranno parte anche dell'Ask the Doctor, potremmo fare una sessione unica a questo punto. Per queste domande io chiederei a Luigi Giuliani e Marco Zoccarato se possono darci una mano a rispondere. Luigi? Eccomi. Grazie Luigi. Allora, Ecco, mi per sono. quanto riguarda la domanda del Sull'artrite. rapporto tra artrite e encefalite, tu cosa ne pensi? Ma allora, non sono a conoscenza diretta di casi o anche della letteratura in cui ci sia una relazione diretta. Tuttavia, innanzitutto, quando parliamo di artrite, parliamo di, insomma, di un mondo, perché artrite può essere legata a tante problematiche disimmuni, reumatiche, anche nel contesto di malattie disimmuni sistemiche, e anche se l'artrite o la patologia autoimmune in cui è inserita l'artrite non è magari direttamente la causa di un'encefalite, può essere comunque una spia di un processo autoimmune, ecco, quindi è un qualcosa che può associarsi e quindi nel contesto di un'encefalopatia di sospetta natura autoimmune o di altra natura, io tengo sempre presente le altre patologie autoimmuni, anche non neurologiche, organo associate, come può essere a carico della tiroide, piuttosto che le artriti, piuttosto che tutta una serie di svariate altre patologie, ecco. In senso diretto non ho conoscenza di relazioni causa-effetto tra la patologia artritica o reumatica con più ampio significato ed encefalite autoimmuni in senso stretto.
Non so se Sergio, Marco, Sara abbiano qualcosa da aggiungere, Sergio con la sua esperienza, se hai qualcosa da dire in merito. Sono d'accordo con te che l'associazione diretta, diciamo, è molto difficile, voglio dire, io non l'ho mai vista personalmente, però considerare l'artrite in generale, che come dici tu è un sintomo di tipo proteiforme, insomma, che fa parte di diverse malattie reumatologiche, però l'importante è identificare le stigmate di tipo autoimmune, che per esempio potrebbero essere indicative di qualche anticorpo in particolare. Tipo per esempio GAD, che spesso si associa ad altre stigmate autoimmuni. Quindi tutti questi aspetti clinici, sintomatologici, fanno parte, diciamo, del quadro che noi dobbiamo esaminare e che ci aiuterà meglio a fare la diagnosi. Bene, grazie. Invece, diciamo, rispetto all'aspetto delle crisi epilettiche, che invece accomunano molti dei casi, insomma, che abbiamo sentito e molte anche delle tipologie di encefalite, di solito, anzi, almeno anche nel mio caso, fu addirittura l'evento scatenante, perché venivo da una condizione simile a quella che ha descritto Claudia, ma improvvisamente ebbi un attacco epilettico, il primo della mia vita, il che mi diresse subito verso la neurologia, anziché magari andare verso l'area psichiatrica o pensare ad altri tipi di disturbi. È stata in qualche modo anche la mia salvezza. In questi casi, diciamo, a volte si fa fatica. Nel mio caso ci impiegarono 1 mese e mezzo a trovare una terapia che bloccasse effettivamente gli attacchi epilettici, finché non arrivai all'acosamide che a fine aprile, da metà marzo, fece cessare i miei attacchi poi per sempre. Adesso l'ho sospeso dopo, insomma, diversi anni che lo assumevo e effettivamente era un sintomo, non si sono più manifestati. Poi incrocio sempre le dita, ovviamente, però è chiaro che anche la caregiver, in questo caso, che sta facendo la domanda, si chiede come si faccia, quindi se è riuscita a dare un approccio un po', diciamo, sul tema, considerando che lei parla di un'encefalite di quelle che abbiamo nominato prima come ignota, ecco, senza ancora un anticorpo preciso. Sì, se posso rispondere io, credo che sia il trattamento antiepilettico è uno dei cardini, diciamo, del trattamento delle encefaliti, perché molte si manifestano con crisi epilettiche. Il trattamento antiepilettico in sé stesso è molto difficile, diciamo, da organizzare e da fare, perché di solito sono forme parecchio resistenti ai farmaci. Quindi bisogna fare delle associazioni di farmaci diversi e ad arrivare a dosi efficienti. Comunque non è la sola terapia che si fa in questi casi, ma se c'è una diagnosi di sospetta encefalite autoimmune, si fanno anche i trattamenti cosiddetti immunomodulanti, immunosoppressivi, che sicuramente aiutano al trattamento anche delle crisi. Magari se vogliamo sentire anche il tuo parere, Marco, su questo problema, Marco Zoccarato. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Ah, credo che bisogna un po' ovviamente distinguere fra quelli che sono i sintomi di sintomi epilettici, di una encefalite acuta, che è sicuramente, diciamo, la cosa più, appunto, come ha detto anche Sergio, uno dei sintomi cardine con cui si presentano le encefaliti. E in questa fase acuta, diciamo, bisogna trattare le crisi epilettiche, ma anche trattando l'encefalite, le crisi epilettiche si tratta, diciamo, anche l'epilessia, il sintomo. Poi, però, spesso anche a distanza di tempo, soprattutto, diciamo, se l'epilessia è stato uno dei sintomi appunto cardine, possiamo avere dell'epilessia anche in una fase a distanza, diciamo, dall'evento acuto. Anche se magari non siamo davanti a una recrudescenza, a una riattivazione della malattia, perché come ogni insulto a livello del cervello, diciamo, sia esso ischemico, traumatico o anche un'encefalite, a distanza di tempo può dar luogo a degli attacchi epilettici, diciamo, semplificando al massimo, perché si è creata lì una zona di sofferenza, una zona cicatriziale, diciamo, che ha alterato i circuiti elettrici della corteccia. E queste crisi epilettiche vanno gestite come va gestita una crisi epilettica, diciamo, anche di altra natura. Quindi bisogna sempre ritagliare il trattamento sul paziente basandosi su vari fattori, tipo anche
di tipo proprio anche legato al paziente, al sesso del paziente, all'età, alla comorbidità, ed è una scelta molto difficile perché sono moltissimi i farmaci antiepilettici a disposizione del neurologo, per fortuna, e quindi diciamo si può proprio ritagliare sul paziente, anche a volte andando per tentativi, diciamo, perché spesso per motivi ignoti un paziente risponde a un farmaco piuttosto che a un altro, e può essere anche un processo lento quello di trovare la corretta terapia antiepilettica per ridurre, diciamo, al minimo o idealmente anche totalmente le crisi. Ecco, questo mi sento di aggiungere. Grazie Marco. Grazie molte. E se non abbiamo altro da aggiungere, comunque insomma ci sarebbe da stare qui altri 3 giorni immagino, però dobbiamo cercare di dare la parola a tutti, e passerei all'intervento successivo sempre per iscritto, così recuperiamo quelli che sono rimasti indietro. Viene da una mamma che sta seguendo appunto la figlia, qua si parla di un'encefalite erpetica, quindi non autoimmune, che risale a un paio di anni fa circa, un anno e mezzo, e è uno dei contatti che insomma mi è capitato di incrociare nel mio, diciamo, percorso di testimonianza, di raccolta di insomma informazioni rispetto alla malattia, e quindi mi metto a disposizione sui social o sui mezzi che ci sono, e così riesco un pochino, diciamo, a rispondere, provare a mettere in contatto le persone fra di loro, creare una rete, perché a differenza delle società che abbiamo visto all'estero, in Italia non abbiamo ancora niente di così costituito o strutturato sul tema. Per cui, insomma, essendo anche un po' neofita, diciamo, la vorrei accogliere con la sua richiesta. Lei ha una figlia che a distanza di mesi è ancora, diciamo, bloccata, comunica solo con gli occhi, sta facendo terapie con macchinari anche importanti. Io non so se lei vuole prendere la parola, se no comunque proviamo a rispondere alla sua richiesta, che si chiede che cosa vede, che cosa senta in questo momento sua figlia, che cosa può percepire, perché quando la vede sembra che cerchi qualcosa nello spazio, ha questa sensazione. È una mamma molto attiva, si è mossa anche per fare delle raccolte fondi, insomma so che è molto seguita, però sicuramente per insomma, un genitore, un caregiver che segue una figlia in quelle condizioni, ci si chiede fino a che punto insomma ci sia ancora consapevolezza, riconoscimento, eccetera. Io proverei a rispondere, è un argomento molto delicato. Io mi sto occupando di neuroinfettivologia da tanti anni, e il problema dell'encefalite erpetica, che a volte, non sempre, è molto aggressiva, e gli esiti dipendono un po' da quelli che sono stati i danni che ha portato l'infezione, che possono essere degli esiti di tipo cicatriziale, diciamo, che possono durare nel tempo. Non c'è sempre un vero rapporto diretto tra l'entità del danno che si può vedere con la radiologia e il quadro clinico, e questa è una cosa molto confortante da un certo punto di vista, perché si vede che le nostre possibilità di recupero sono notevoli, nonostante a volte si vedano dei quadri di risonanza disastrosi. Quindi il quadro clinico dipende dall'entità del danno, dalla quantità, diciamo, di tessuto cerebrale che è stato coinvolto, però non è direttamente proporzionale a quello che succederà in futuro al paziente. Si sa, diciamo, che sono patologie di tipo acuto, possono avere delle recidive, se ci sono delle recidive sono prevalentemente di tipo autoimmune, molto più raramente di tipo virale dello stesso virus erpetico, e bisogna seguire i pazienti nel tempo per capire cosa bisogna fare. Quindi è un tipo di follow-up molto personalizzato per questi pazienti, che si basa molto anche sulle risorse di tipo fisioterapico. E quindi dobbiamo essere in diretto rapporto anche con i fisiatri, per esempio, per riuscire a capire cosa possiamo fare di più a questi pazienti. E quindi tutto questo va in linea con il fatto che noi dobbiamo agire sempre considerando che non sono problemi esclusivamente di tipo neurologico, ma che coinvolgono
l'infettivologo, il fisiatra, lo psichiatra, come abbiamo visto da diverse esperienze. Insomma. Non so se Luigi o Marco vogliono aggiungere qualcosa a quello che vi ho detto. Ma sì, per quel poco che si può giudicare anche di questo caso, beh, si può dire poi in generale quello che è già stato menzionato un po'. Encefaliti erpetiche o le encefaliti virali più in generale hanno un meccanismo anche di danno cerebrale che è un po' diverso da come abbiamo imparato dalle encefalite autoimmuni e anticorpo associate, e molto spesso c'è un processo infiammatorio che determina proprio un danno più importante a livello cerebrale, mentre nelle forme autoimmuni e anticorpo associate questa componente infiammatoria, questo danno infiammatorio molto spesso è ridotto e quindi anche più tra virgolette è potenzialmente facile avere una reversibilità, cioè far ritornare un po' la funzionalità del cervello come era prima, ecco. Purtroppo l'encefalite erpetica può lasciare degli esiti, ecco. La cosa che può essere comunque di conforto è che comunque anche laddove ci sono stati degli esiti legati a un'encefalite con una componente infiammatoria importante piuttosto che altre forme di danno cerebrale in un soggetto insomma giovane, una adeguata riabilitazione mista alla plasticità che comunque c'è nel sistema nervoso per trovare il sistema nervoso in grado di trovare delle strategie per sopperire a quello che è stato un danno. Tuttavia questo richiede molto molto tempo, ecco, questo non è un qualcosa che si ottiene nell'arco di poche settimane o pochi mesi, ma i miglioramenti spesso si vedono nell'arco di molto tempo, ecco, questo quindi a ribadire quello che diceva Sergio, insomma l'importanza che anche chi è riabilitatore conosca, perché ancora le conoscono poco, perché le conosciamo poco noi neurologi queste patologie in generale, i riabilitatori, i fisiatri non ancora, quindi strumenti mirati anche finalizzati a riabilitare in maniera adeguata ancora non sono stati probabilmente studiati e sviluppati se non insomma in fase sperimentale, per cui è importante che altre figure specialistiche come sono appunto i fisiatri, i neuropsicologi, perché qua si parla di riabilitazione cognitiva in primis, conoscano queste patologie e siano sensibilizzate, questo è fondamentale. Poi ovviamente la diagnosi precoce per prevenire queste problematiche è fondamentale, anche se tutti noi che lavoriamo in ospedale abbiamo vissuto casi di encefaliti infettive erpetiche e soggetti che non avevano nessun problema di immunodepressione del sistema appunto immunitario o anche diagnosticate con la giusta tempistica, in cui questo a volte non basta a determinare un buon risultato finale, ecco, per cui sono elementi che vanno al di là del nostro controllo e della capacità di poter fare una diagnosi precoce, ecco, per cui bisogna lavorare su entrambi i fronti, quello dell'appunto diagnosi e terapia precoce e poter poi lavorare poi su una riabilitazione appunto cognitiva e fisica in questi casi. Grazie molto, dottor Giuliani. La mamma infatti risponde che adesso mangia e beve da sola, e anche se appunto per la medicina forse era un caso disperato, perso, quando in realtà le cose hanno cominciato insomma a girare meglio. Quindi il fattore tempo che avete sottolineato sia lei che il dottor Ferrari credo che sia fondamentale, ma che sia anche una delle più grandi incognite che c'è in queste insomma prognosi, perché è difficile dire quando, in quanto tempo e con che linearità di progresso o meno una persona riesca a recuperare, quindi è la domanda che fanno tutti, credo, a me, a voi, più di tutti in generale, ci si fa fra chi ci si conosce, però è sicuramente insomma un fattore che non è scontato e non è facile. Posso dire che ho visto dal punto di vista aneddotico, ma
e anche in letteratura sono descritti dei casi di recupero sorprendente da encefaliti di tipo virale, quindi insomma è sempre bene, diciamo, continuare ad agire con questi pazienti anche dopo che è finita la fase acuta e a lungo termine. Assolutamente sì, l'interdisciplinarietà comunque aiuta in tutto il percorso e poi comunque nel proseguimento, e credo che anche queste occasioni di confronto possano un po' confortare, insomma, sentire anche dei lati positivi o di quello che, insomma, può succedere anche a volte appunto a sorpresa. E il punto di vista dei pazienti è sicuramente importante anche per quel che riguarda l'attualità, perché siamo sul Covid, siamo sul pezzo per chi come noi ha subito appunto terapie, le sta ancora facendo o ha comunque, diciamo, avuto a che fare col mondo dell'encefalite, sicuramente si pone il problema del come tutelarsi, essere più attenti di altri, di meno. Nel mio caso, ad esempio, il mio datore di lavoro ha valutato che in una situazione di fragilità, dato che sono ancora con una leggera terapia di immunosoppressione, di farmi fare smart working più degli altri lavoratori, e questa è stata una forma di tutela che ho comunque apprezzato e che insomma ha significato comunque poter continuare a rimanere, diciamo, attiva senza correre rischi, diciamo, inutili, perché quelli della mia vita privata li gestisco, quelli del lavoro insomma sono riuscita. Però ci sono persone che anche appunto pur avendo avuto un'encefalite rientrano nelle categorie tra virgolette a rischio e quindi sarebbero soggette alle vaccinazioni. Penso alle prossime ondate che hanno detto rispetto agli insegnanti. Abbiamo fra i nostri appunto anche uditori persone coinvolte da questo tema che si chiedono che cosa si dovrà fare, cioè se la persona in questione, rientrando nella categoria dell'insegnamento e della scuola, sarà nella prossima ondata di programmazione, che dati ci sono adesso, cioè che cosa si sa, quali adesso. Un po' ne abbiamo parlato anche prima, è stato detto che appunto non c'erano casi al momento, però quanto si può tranquillamente sottoporre a un vaccino dopo una encefalite, insomma. Sì, essendo una malattia rara, credo che sia difficile che abbiamo dei dati in questo momento sui pazienti possibilmente vaccinati, però analogamente a quanto avviene per altre malattie di tipo disimmune, tipo per esempio la sindrome di Guillain-Barré, non c'è un'evidenza diretta che ci sia uno scatenamento della sindrome di Guillain-Barré procurata, diciamo, dai vaccini. Quindi analogamente a quello che succede alla sindrome di Guillain-Barré, e non c'è evidenza che pazienti che abbiano avuto sindrome di Guillain-Barré siano più suscettibili, diciamo, a peggioramenti della malattia quando fanno il vaccino. Tanto che le linee guida che ci sono consigliano di vaccinarsi ai pazienti che hanno avuto sindrome di Guillain-Barré. Quindi io credo che analogamente a quello il problema non è tanto il fatto di aver avuto un'encefalite autoimmune, e quanto è lo stato immunitario come possibilità di rispondere meglio al vaccino, ecco. Sì. Comunque il vaccino andrebbe fatto, anche se la risposta immunitaria per questioni, diciamo, di immunosoppressione può essere ridotta, si può rispondere meno al vaccino, però è bene, diciamo, avere una tutela di questo. Grazie, se Marco, vuole aggiungere. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ah, probabilmente Luigi, che ha anche esperienza diretta con sclerosi multipla, su questo può dire qualcosa? Ma sì, sempre parlando di patologie autoimmuni, come menzionavo anche prima, cioè il problema delle vaccinazioni, o meglio degli studi che hanno portato all'approvazione dei vaccini attualmente in uso, è che non sono noti i numeri su quanti pazienti avessero patologie autoimmuni in generale o patologie autoimmuni neurologiche, per cui c'è un margine di incertezza che però possiamo dire vale un po' per tutte le terapie mediche, da qualsiasi tipo di farmaco o qualsiasi approccio medico. Ad oggi non è emersa un'evidenza che i vaccini per coronavirus, che ribadiamolo, insomma, sono vaccini non con virus vivi, tra virgolette, ma sono con parti di vaccino, cioè proteine oppure il codice che lo codifica, sono vaccini che
ad oggi non hanno, non è emersa una problematica, una controindicazione né assoluta né relativa. Come diceva il dottor Ferrari, il problema è laddove potenzialmente laddove c'è una terapia immunosoppressiva o immunomodulante in atto, anche se tuttavia le buone notizie sui dati raccolti in una patologia che ovviamente è molto più comune, che è appunto la sclerosi multipla, in cui la tendenza alle ricadute e l'uso cronico di terapie immunosoppressive è la regola, ci ha insegnato che in realtà queste persone appunto affette da questa malattia, che è una malattia autoimmunitaria, ricordiamolo, non sono più a rischio di contrarre nel coronavirus né e anche non lo sono anche in base alla terapia che fanno, anche se c'è l'unico già sottolineato nella relazione potenziale attenzione con farmaci cosiddetti anti-CD20 come rituximab, perché qualche segnalazione di maggior tendenza a contrarre l'infezione o avere l'infezione in forma più severa c'è stata. Parlo di pazienti con sclerosi multipla e terapie analoghe a rituximab. Detto questo, il problema è, come detto, quello di che queste terapie possono ridurre l'efficacia dei vaccini, cioè ridurre che venga montata quella risposta immunitaria che serve appunto a produrre gli anticorpi protettivi. Ecco. Ma in generale le informazioni appunto che finora sono state raccolte da malattie più comuni appunto come la sclerosi multipla sono confortanti e rassicuranti, tant'è che in questa malattia da subito sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra, che sono partiti prima di noi con i vaccini, si sono sbilanciati in assenza di dati solidi a raccomandare l'uso della vaccinazione anche in queste persone. Non abbiamo elementi per controindicarla di conseguenza anche in altre malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale, come appunto lo sono le encefaliti autoimmuni, anche se ribadiamo i dati sono veramente minimi, non abbiamo sappiamo dobbiamo combattere un virus che purtroppo è terribile, anche se insomma nella maggior parte dei casi non dà forme severe, fortunatamente, e dobbiamo usare l'unica arma che abbiamo, che sono i vaccini, ovviamente in un contesto di sicurezza. Ecco, nessuno vuole esporre, far rischiare di più con i vaccini di quello che può essere l'effetto della malattia. Ecco. Fortunatamente, e speriamo questo si confermi anche in futuro, i vaccini attualmente approvati sono sicuri. Ecco. Bene, grazie molte. Posso fare un intervento? Io, esatto, vedo una mano alzata, Adriana deve essere. No, lei che sta parlando. Patrizia, okay. Locatelli, neurologa. Ah, okay. Salve. Neopensionata. Salve. Civile di Desenzano. Volevo sottolineare una cosa, visto che siamo tra neurologi, quindi oltre agli argomenti di oggi, anche l'importanza dei vaccini per ritirare fuori i nostri anziani da casa. Nei miei ultimi ambulatori, nella fase, diciamo così, post-Covid, visto che erano chiusi tutti i centri per le demenze, così abbiamo avuto un sacco di casi di persone, diciamo, di età anziana, che si sono o una demenza evoluta molto più rapidamente, o altre persone che hanno manifestato dei sintomi di disturbo cognitivo, che in realtà però non erano né Alzheimer né altro, erano soltanto proprio disturbi da isolamento sociale, un po' da depressione, da mancanza di movimento, e abbiamo veramente, io non so se poi nell'ambito di chi si occupa di disturbi cognitivi è stata fatta una rilevazione, ma veramente i nostri anziani che anche non si sono ammalati, ma proprio questo stare rinchiusi, non avere contatti sociali, vivere anche questo battage televisivo quotidiano sugli anziani che muoiono, che devono stare, c'è veramente stato osservazione molto empirica negli ambulatori, una impennata incredibile di disturbi cognitivi, per cui ben vengano questi vaccini, che le nostre autorità regionali e statali li procurino il più velocemente possibile. Grazie. Grazie Patrizia. Grazie, sì, non volevo sovrappormi, è che avevo visto una mano alzata e volevo dar parola, ma non trovo più la persona che... Niente, la ritroveremo.
Allora io procedo invece con le domande scritte. Se i dottori non devono intervenire ulteriormente, faccio diciamo, affondo su un caso che invece purtroppo ha avuto un esito triste perché si tratta di una figlia che appunto ha perso il padre a causa di un'encefalite. Diagnosticata pare anti-NMDA, quindi si parla di insomma 2019. Aveva già avuto un confronto con la dottoressa Mariotto, quindi magari se vuole intervenire lei sul caso, se lo ricorda, era un signore anziano di 76 anni senza patologie pregresse, che però, diciamo, a seguito di questa diagnosi di bimbica autoimmune, ha avuto insomma, un esito infausto in pochi giorni, circa 45. La domanda era stata in parte sottoposta anche al dottor Irani, però la riprendiamo. Ha avuto un decorso molto rapido e quindi dal soggetto sano è stato subito ha colpito insomma, da affezione a polmoni, reni e cuore, oltre che appunto all'encefalo, e in un mese e mezzo neanche, diciamo, se n'è andato purtroppo. Quindi chiedeva alla figlia qualche chiarimento su come è possibile. Quali possono essere le cause che concorrono in un decorso così rapido? Se, non so, la dottoressa Mariotto si ricorda il caso, vuole intervenire, le darei la parola per prima. Allora, in realtà l'ha detto già un po' Sarosh Irani prima, purtroppo ci sono dei casi iperacuti e rapidamente evolutivi. In realtà ci sono delle differenze nell'evoluzione di queste patologie legate ad una serie di fattori, a volte il tipo di anticorpo, ma a volte anche appunto fattori personali, ambientali, un sacco di motivi, per cui purtroppo sì, ci sono dei casi iperacuti che in effetti evolvono molto rapidamente. Purtroppo li abbiamo visti anche noi. Molti casi, pur evolvendo acutamente, poi di fatto vengono diagnosticati e trattati e nel tempo vanno bene, ma purtroppo noi ne abbiamo esperienza, ma immagino sia un'esperienza condivisa anche da Marco e da Luigi, purtroppo ci sono anche dei casi che evolvono molto rapidamente. E quello che si può fare da parte nostra è sicuramente una diagnosi rapida e adeguata, ed è il motivo per il quale noi insistiamo molto. Così sul dare importanza alla nostra attività clinica e di ricerca di laboratorio, perché la diagnosi tempestiva, ma lo diceva anche Sarosh Irani, è quello che ci aiuta di più, insomma, nel provare a tentare, insomma, di migliorare la prognosi dei pazienti. Ovviamente ci permette di dare un trattamento adeguato e noi tutti credo facciamo il possibile per far questo, però purtroppo a volte l'andamento è molto rapido e quindi questo non è sufficiente. Ovviamente il motivo per cui siamo qui e si cerca sempre di confrontarci anche sui casi più complessi e trovare una diagnosi è proprio quello di evitare questo tipo di evoluzione che purtroppo però a volte c'è, cioè, chiaramente è quello che nessuno di noi vuole, o naturalmente non i parenti o i pazienti, ma nemmeno noi, nel senso che se lottiamo così tanto e cerchiamo così tanto di darci da fare per queste patologie, è proprio questo il motivo. Grazie. Non so se dottor Zoccarato vuole aggiungere qualcosa su questo tema. Ah, mi veniva in mente, vedendo un po' la descrizione, che bisogna anche sempre tenere presente quello che ha detto bene il dottor Irani, cioè che in particolare l'encefalite da NMDA è molto complessa come manifestazioni e per esempio comprende anche delle manifestazioni non prettamente neurologiche, almeno quello che non pensiamo che sia prettamente neurologico, per esempio la cosiddetta disautonomia, cioè problemi ad esempio nel ritmo cardiaco, sbalzi pressori, frequentemente appunto insufficienze respiratorie. E siccome leggevo dalla descrizione che il caso poi si era complicato, non è infrequente che encefaliti da anticorpi anti-NMDA, magari non in età giovanile, ma in età un pochettino più avanzata, sebbene fosse un paziente, diciamo, su un paziente che parta sano e dia delle complicazioni legate anche a quello che è il ricovero in terapia intensiva, le sovrainfezioni, perché sono veramente pazienti molto complessi da gestire, non solo appunto da parte del neurologo, ma per esempio anche del rianimatore, perché sono pazienti fortemente instabili, critici e non sempre, diciamo, anche terapie o diagnosi tempestive riescono a stabilizzare questo tipo di criticità. E quindi non è infrequente che appunto vadano incontro a complicazioni anche non neurologiche. Ecco, questo mi sentivo di dire.
Volevo aggiungere che con un decorso così rapido potrebbe essere stata anche un'encefalite limbica di tipo paraneoplastico, perché un decorso così aggressivo e rapido mi fa pensare anche che questa possibilità. Se vuole intervenire direttamente Maria Luisa, le diamo la parola un attimo e dopo ho un'altra domanda invece in un altro messaggio, quindi se vogliamo continuare su questo argomento lascerei la parola a Maria Luisa. Grazie Alessia, buonasera a tutti e grazie ai dottori per la chiarezza. Io volevo, la mia domanda in realtà era su quelle che possono essere state le cause, ovviamente nei limiti di quanto, diciamo così, comprensibile, ecco, a distanza e senza avere la cartella clinica a disposizione. Perché dal punto di vista quello che diceva il dottor Ferrari si aveva pensato anche ci potesse essere una componente paraneoplastica, però i medici del Cardarelli, dove è stato ricoverato mio padre, hanno escluso questa evenienza e ci hanno detto che seppure ci fosse stata forse sarebbe stata una forma così in embrione, ancora embrionale, che non era neanche possibile individuare da risonanze magnetiche, perché ne ha fatte diverse. E quindi semplicemente, per quanto ovviamente oggi non, diciamo, non più utile ai fini della sua, di una sua guarigione, però almeno per cercare di capire qualcosa in più, se fosse possibile avere qualche chiarimento ulteriore su quelle che possono essere le cause che hanno potuto determinare questo tipo di malattia dal corso così rapido e ingravescente. Grazie. Sì. Scusate, ero disattivata. No, prego. Okay. Ah, sì. No, dico, in realtà le cause in effetti dell'encefalite dell'NMDR sono o le forme paraneoplastiche o le forme puramente infiammatorie e quindi questa è la causa, voglio dire, se non si è trovato un tumore di fatto si tratta di una forma primitivamente infiammatoria. Per quanto riguarda l'evoluzione rapida, in effetti io credo che, cioè condivido quello che ha detto Marco, nel senso che in effetti le complicanze disautonomiche che si sovrappongono che fanno parte dello spettro clinico di questa patologia spesso sono poi quelle più difficili da trattare, che portano il paziente in rianimazione e che quindi poi sono la causa della rapida evolutività clinica, che ovviamente si fa sempre il possibile per trattare, ma sono molto complicate, quindi tutte le alterazioni del ritmo, della pressione o cose di questo tipo che concomitano a volte, cioè spesso insomma, sono una delle complicanze più difficili, ecco, da trattare. Grazie, grazie mille. Certo, sicuramente non è, diciamo, una cosa che nessuno, insomma, penserebbe che degenerasse così velocemente, quindi è la malattia stessa, penso che abbia suo connaturato questo aspetto anche di imprevedibilità a volte. A proposito di questo, c'è una domanda che, insomma, ha fatto un partecipante, che però credo che riguardi molti di noi, ecco, mi ci metto in mezzo. Quanti sono i casi di recidive in casi di pazienti con una pregressa encefalite autoimmune? Che cosa si sa adesso? Quali sono un po' i dati e quali possono essere eventualmente, diciamo, campanelli anche d'allarme per capire se si sta andando incontro eventualmente a una ricaduta? Luigi, vuoi rispondere? Diciamo che per quel che riguarda le forme da anticorpi antirecettori NMDA si sa che sono malattie potenzialmente recidivanti. E in che percentuale lo siano, dati non sono così chiari, possiamo fare una stima tra un 10 e il 20% dei casi, ecco, che penso sia abbastanza realistica. C'è da dire che la tendenza alla recidiva, dove con recidiva anche qui
è un concetto che non è così ben codificato come qualcuno penso abbia sottolineato anche prima o abbia chiesto, perché non abbiamo dei marcatori a livello di esami del sangue o di risonanza magnetica o di altri dati che ci aiutino così chiaramente a dire questo sintomo è legato a un ripeggioramento del processo infiammatorio, del processo autoimmune. Ecco. Sta di certo che quando una persona che ha avuto un andamento che è stato anche migliorativo a distanza di mesi o anche di più, perché sono descritti anche casi di recidiva a distanza di molti anni, presenta un peggioramento sul versante cognitivo o crisi epilettiche o quello che è un po' il quadro sindromico di questo tipo di encefalite, allora questo deve essere classificata come una ricaduta. Quello che è fondamentale e che si è visto è fondamentale per prevenire le ricadute è un trattamento aggressivo nella fase iniziale della malattia. Ci sono dei dati che lo hanno detto abbastanza chiaramente, quanto più si tratta bene nella fase iniziale questa patologia, tanto più si può ridurre il rischio che ci siano delle ricadute future, cioè quanto si è stati bravi a spegnere quel processo autoimmune che potrebbe riattivarsi in futuro, tanto più verrà ridotto questo rischio. Ecco, chiaro che certezze non abbiamo che ci permettano di ridurre questo rischio. Ecco, quello che conoscendo questa possibilità che non è così infrequente di ricaduta, l'atteggiamento attuale è quello comunque anche quando si è fatto un trattamento importante nella fase più aggressiva iniziale è di poi proseguire con una terapia diciamo di mantenimento, quindi che sia finalizzata proprio a prevenire le ricadute. Ecco. Anche qui, come già avete capito, dati basati su studi clinici, sui cosiddetti trial, cioè fatti dati che proprio solidi non ce ne sono, ecco, per cui sono considerazioni, atteggiamenti che noi prendiamo da altre patologie che hanno magari un comportamento simile. Però ripeto, quanto lo abbiamo imparato, insomma, quanto più siamo decisi e una volta riconosciute queste patologie nel trattarle, questo è un passaggio fondamentale nel poi prevenire le possibili ricadute future. Questo io penso che anche Sergio, Sara, Marco su questo siano abbastanza d'accordo. Certo, Marco. Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, che naturalmente bisogna sorvegliare i pazienti periodicamente, quindi è importante il follow-up dei pazienti. Io darei la parola a Alessia perché non ho sentito Elisabetta Migliozzi. Allora, Elisabetta è in contatto con me via telefono, sì. Ma aveva un po' di problemi di linea, quindi non era sicura di... Però se vuole parlare... Sì, però ci sono. Ci sei. Oh, bene. Sì, no, ci siamo sentite tutto il tempo, però sì. Aveva dei momenti di blackout. Infatti, adesso vi sto sentendo, ma non ho seguito tutto perché purtroppo... Sì. Grazie Elisabetta. Beh, di cosa? Grazie a voi. Di essere collegata. Esatto. Ti vediamo comunque, sei un po' sgranata ma ci sei. Hai qualche osservazione Elisabetta? Ma, no, in realtà la cosa che mi interessava di più della giornata di oggi era il discorso del vaccino, perché io con il lavoro che ho iniziato a lavorare, allora io ho avuto un'encefalite autoimmune per chi non lo sa, a luglio del 2019, adesso mi sono ripresa e pian piano ho iniziato come volontaria nella cooperativa dove lavoravo prima di ammalarmi. E lavoravo come educatrice, quindi noi educatori in realtà adesso ci hanno mandato dei moduli per il consenso perché siamo tra i primi, insomma, quando sarà, per essere vaccinati. Quindi il mio dubbio, che un po' abbiamo chiarito, ecco, era su quello, perché avendo avuto quello che ho avuto, insomma, cioè sicuramente come per tutti il dubbio su che cosa
che cosa possa scaturare questo vaccino, ecco. Sì, mi sembra che puoi essere soddisfatta delle risposte, o no? Sì, certo, sì, infatti era. Ok. Allora, bene, grazie. Stavo guardando che non abbiamo domande più al momento, quindi se nessuno, insomma, facciamo un ultimo appello, se no possiamo proseguire con, diciamo, un po' la chiusura del programma della giornata. Insomma, lascio la parola al dottor Ferrari. Grazie. Allora, intanto volevo ringraziare tutti della vostra presenza, del vostro impegno, Alessia, Elisabetta, Sara, Luigi, Sara Carta e tutti quanti, non voglio dimenticare nessuno. E è stata veramente una bella esperienza, nonostante i problemi tecnici che abbiamo avuto, che siamo stati un po' artigianali, diciamo, nell'organizzazione. Comunque speriamo l'anno prossimo di fare qualcosa di meglio, nel senso che avremo piacere di fare questa manifestazione, diciamo, in presenza. Non so se Sara vuole aggiungere qualcosa. Prego, Sara. Ah, sì, no, io insomma semplicemente mi associo a questo, nel senso che è sempre bella, come dicevo all'inizio, questa giornata, perché mette un po' insieme, mette insieme medici e pazienti, che è sempre, penso, la cosa più bella da poter fare. E ricordo un po' a noi il motivo per il quale facciamo tutto questo, e d'altra parte credo ricordi ai pazienti che ci siamo e sia un po' un esempio di come noi cerchiamo di così, insomma, di darci da fare per voi. Quindi penso sia un po' una cosa che dà forza a entrambi, credo, non lo so, insomma, per me è sempre bello vedere e sentire quello che pensano i pazienti, e ogni volta che lo faccio anche in altre associazioni, e penso che sia proprio un po' così, che ogni volta ci dia la carica per continuare a farlo, nonostante le mille difficoltà che noi, come voi, ovviamente abbiamo. E no, l'unica cosa che volevo aggiungere, per chi è di Verona, ma anche per chi non lo è, che tra 10 minuti illumineranno la Gran Guardia di rosso, ed è un po' quello che è stato è il nostro contributo, che devo dire grazie al sindaco che, insomma, ha accolto questa nostra richiesta, è il nostro contributo per dire che Verona, ma insomma noi, ma un po' tutta Italia in realtà, c'è e vuole contribuire come può, ma insomma con tutto quello che può, a cercare di fare qualcosa di buono per questo tipo di patologie. Volevo aggiungere l'ultima cosa che non ha detto Sara, che oltre all'ambulatorio di neuroinfettivologia che abbiamo da tanti anni, negli ultimi mesi si è aggiunto un nuovo ambulatorio, che è quello di neuroimmunologia, nel quale possiamo seguire i pazienti specificamente con patologie di tipo autoimmune diverse da sclerosi multipla, per cui siamo contenti di essere riusciti a iniziare questo tipo di esperienza nuova, e Sara è direttamente impegnata in questo ambulatorio. Quindi cerchiamo di fare sempre qualcosina. Sì, abbiamo aperto questo ambulatorio, sì, perché un po' voleva essere, ovviamente ci sono già gli ambulatori dedicati alla sclerosi multipla e alle patologie, insomma, più frequenti, ai quali noi non vogliamo in nessuna maniera sovrapporci, però si voleva, visto che insomma spesso in effetti veniamo chiamati in causa per discutere come secondo parere o magari come così parere aggiuntivo alcuni casi complicati, abbiamo pensato, esatto, di creare un po' un ambulatorio dedicato, e noi cerchiamo sempre nei limiti delle nostre possibilità, in effetti, sia per quanto riguarda la parte clinica che per quanto riguarda la parte di laboratorio, di confrontarci con altri centri, insomma, e per cercare di, in effetti abbiamo dei begli esempi in cui dal confronto è nata poi una corretta diagnosi, ed è un po' la nostra più grande soddisfazione, credo. E quindi sì, penso che un po' anche questo convegno sottolinei come si cerca sempre di fare il meglio, ma insomma lo sono un bel esempio anche Marco e Luigi, con i quali insomma collaboriamo molto volentieri, che sono qui presenti, Sara Oscirani e molti altri, insomma è un esempio di quello che noi facciamo tutti i giorni, quindi ecco. Credo che anche l'ambulatorio faccia parte un po' di questo, ecco, della continua evoluzione che cerchiamo di fare. Grazie molte, e insomma contate anche su noi pazienti o ex pazienti o pazienti in divenire per, insomma, la divulgazione, insomma la promozione di quello che fate, perché è veramente importante ed è
Io insomma ormai sono di vecchia data quasi, perché sono 6 anni fa risale la mia encefalite, fra poco sarà l'anniversario in marzo, quindi ne ho viste tante in questo periodo, ma insomma l'impegno che state portando avanti voi è il primo in Italia di questo tipo, di questa portata e insomma anche di questo spessore, quindi grazie. E penso che, se posso suggerire, che sia l'occasione per creare l'associazione in Italia, cioè una succursale dell'associazione. Sarebbe interessante, direi che mettendo insieme le forze... Io credo che abbiate tutto il nostro appoggio, sia nostro di Verona che di Luigi, Marco Zuccarato e di tutti quelli che si occupano di queste patologie, che sono collegati o meno, insomma, perché in effetti il nostro scopo è proprio quello di collaborare con tutti quelli che si occupano di questi problemi. Grazie, allora Elisabetta, bene, io e te registriamo questa cosa, okay. E ci risentiremo. Avete recepito bene. Recepito, grazie. Ok. Va bene, io direi che possiamo concludere. E, beh, la riunione di oggi in realtà è stata registrata, come ci è stato richiesto da più persone, con il consenso anche dei relatori, e quindi insomma questo credo sia anche un'altra cosa importante, se poi insomma ci si volesse discutere a riguardo. E niente, io penso che ci si possa dire a presto, nel senso che rimaniamo tutti in contatto e naturalmente cercheremo di organizzare un evento, magari anche con i vostri consigli, l'anno prossimo, ma naturalmente ci manteniamo in contatto anche prima per tutto quello che insomma ci si può fare e si può fare per darsi una mano gli uni con gli altri. Quindi io direi, Alessia e Sara, che possiamo chiudere e salutare tutti quanti e ringraziare tutti di quello che è stato fatto in questa giornata e per questa giornata, diciamo. Va bene. Grazie a tutti. A presto, allora. Grazie. A tutti. Grazie tante, grazie. Grazie a tutti, grazie. Ciao.